Dai sindacati il coro è unanime. La pianta organica dell'ASP di Agrigento va rivista. Il problema è legato alla mancata inclusione del personale precario fra le unità lavorative. Centinaia di persone che da decenni lavorano a vari livelli in posti chiave degli ospedali e poliambulatori della provincia non vengono riconosciuti ufficialmente. Il direttore generale Salvatore Olivieri dice che non lo prevede la legge e quindi lui non può inserirli. Nel frattempo ha abbassato al minimo quasi il monte ore di queste persone, che si sono viste ridurre lo stipendio a poche centinaia di euro al mese. Il malcontento naturalmente è generale e a farsi portavoce di questo malcontento sono i sindacati. Il primo è stato l'UGL che ha protestato davanti alla prefettura e davanti all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ma lo hanno fatto anche i FIALS e la funzione pubblica della CGL, che ieri ha diffuso una nota nella quale comunicava di aver ottenuto dall'assessorato regionale alla sanità la convocazione a Palermo del manager Olivieri. Noi questa mattina abbiamo tentato di avere chiarimenti dallo stesso direttore generale dell'ASP 1, ma è stato impossibile contattarlo.